Violento temporale estivo da Ciale, un fulmine ha provocato un incendio in una villa, danni anche a Giarre e Aci Sant'Antonio. Nonostante la diffida, un cinquantenne di Santa Venerina ha continuato a perseguitare la sua ex. La procura ha così disposto l'arresto dai carabinieri. Calcio, la Ciriale stecca, l'ultimo amichevole in programma prima dell'esordio in Coppa. Granata battuti ieri dal Sant'Agata. Bentornati dalla redazione di TG Reporter dopo la pausa ferragostana. Questi gli argomenti in primo piano, tra gli altri parleremo anche dell'incidente mortale di venerdì notte ad Aci Buonaccorsi e parleremo di un altro grave incidente ieri verificatosi ieri pomeriggio a Mascali. Parleremo della consulta della cultura ad Aci Reale, c'è tempo infatti fino al 18 settembre per le associazioni culturali per presentare la domanda di iscrizione all'albo delle libere forme e della cultura, e poi resteremo sempre su Aci Reale per parlare della Villa Belvedere, ripristinata infatti la vasca dei pesci rossi, un lavoro di squadra tra i consiglieri Trovato e Spadaro e i volontari. Ma come già sentito dai titoli, partiamo con il violento temporale che si è abbattuto questa mattina su Aci Reale e Interland. Varie le azioni dei vigili del fuoco e della protezione civile per far fronte alle diverse emergenze. Sentiamo. Brusco risveglio ad Aci Reale dall'estate e dalle ferie, visto che diverse attività proprio nella giornata di oggi rialzavano le saracinesche dopo una settimana di vacanza. Dalle 9 alle 10 si è avuto un violento temporale con tuoni e fulmini, anche se la pioggia poi ha continuato a cadere in maniera incessante per l'intero arco della mattinata. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile comunale dell'Arcicaccia al lavoro su fronti anche diversi. I primi, infatti, provenienti dal comando di Catania, con un'autoscala e riposto con altri mezzi antincendio, sono intervenuti in Via Nuova, territorio della frazione di Santa Maria Ammalati, per domare un incendio che si era sprigionato nella mansarda di una villa. Il rogo si è avuto a seguito della caduta di un fulmine sul tetto, con il proprietario che in attesa dell'arrivo dei pompieri ha cercato di darsi giustamente da fare, accusando pure, a quanto pare, un leggero malore, tanto da rendere necessario l'intervento sul posto degli operatori del 118. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il sottotetto così da eliminare ogni pericolo per i residenti. Dal fuoco all'acqua, dove le pattuglie dell'Arcicaccia su direttive del responsabile Giancarlo Raciti sono invece intervenute a Capomuliti in via Rapallo, dove è esondato il lavinaio Platani. I volontari hanno eliminato la fanghiglia presente nella via, luogo dove già altre volte si erano avuti episodi simili, allagate alcuni garage vicino al corso d'acqua che scorreva nel suo letto in maniera impetuosa. Altri disagi si sono avuti pure in via Garitta, dove alla sua foce il lavinaio Platani che sta gettando in mare le sue acque sporche. A monte, sorvegliato speciale, il tratto ricadente sulla tristemente nota via Anzalone, dove è stata disposta la chiusura al transito per i veicoli. A secco invece l'altro torrente presente in aria accesa, cioè il Peschiera. Nonostante la gran mole di acqua venuta giù dal cielo, non vi sono state sensibili variazioni nella portata. Gli esperti in tal modo si sono chiesti, anche con una certa apprensione, che fine abbiano fatto tutte le acque accumulate, tenuto conto che si attraversa territori di località anche pedemontane. Ma il maltempo di oggi ha provocato non pochi danni in tutta l'area ionica tra i comuni più colpiti, Giarre e Aci Sant'Antonio. Vediamo. Nel periodo dell'anno in cui tutti staccano la spina dalla quotidianità e si riposano, anche l'estate ha deciso di mettersi in ferie. Niente cielo azzurro e sole splendente, spazio invece a violenti acquazzoni che stamattina hanno dato uno spettacolo per nulla piacevole, con fulmini, tuoni, pioggia e grandine. Uno scherzo meteorologico che ha comportato non pochi problemi nel giarrese, danni al manto stradale e allagamenti in diversi punti del territorio. Il vento poi ha provocato il cedimento di alcuni pali dell'illuminazione pubblica nella piazza della Borgata di Peri, che sono precipitati sui tetti di due auto in sosta, provocando danni alla carrozzeria. Fortunatamente però nessun danno alle persone. Allagamenti e danni anche tra macchie e tre punti per via di detriti che hanno ostruito le caditoie. Sono intervenuti la polizia locale e una squadra di vigili del fuoco. Qualche problema inoltre nel plesso scolastico Don Bosco, che ha registrato non poche infiltrazioni d'acqua. Anche la nota zona balneare di Fondatello è stata danneggiata dal maltempo,
importanti allagamenti in via Carrata, dove un'auto è rimasta in panne, e in via Spiaggia. Non è stato risparmiato dagli allagamenti neanche il tratto autostradale tra Acireale e Catania, dove si sono registrati rallentamenti del traffico. Violenta graninata anche ad Aci Buonaccorsi, dove non si sono registrati danni ingenti, tranne il gazebo del chiosco in piazza, che è stato completamente abbattuto. Danni più importanti invece ad Aci Sant'Antonio, del tutto allagata e dissestata sia via Croce che via Lanza nel centro del paese, che rimangono entrambe chiuse al traffico. Qui è stato segnalato anche l'allagamento di diverse case, che lasciano presagire la richiesta dello stato di calamità, tesi avvalorata dai diversi danni riportati anche dal plesso commerciale Edil Tomarchio, nel cui spazio antistante oggi si è concentrata una quantità esorbitante di acqua. Anche il torrente Lavinaio ha risentito del maltempo, i detriti hanno ostruito il suo canale. Ma l'assessore alla protezione civile, insieme all'ufficio e ai volontari, sono riusciti già a ripristinare la situazione. Cumuli di terra e detriti in gran quantità anche in via Voltanespola, nella frazione di Lavinaio. Già ripristinata la situazione poi in via Collegio e in via Sotto Monterosso, allagate per via dei tombini completamente ostruiti. Ripristinato anche il tratto della via Aldo Moro, dove stamattina sono stati salvati dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania due persone rimaste bloccate nella loro auto per via del livello altissimo dell'acqua piovana. È una situazione che rimane ancora da monitorare. Si aspetta di redigere una relazione dettagliata dei danni per stabilire i procedimenti da avviare. Chiusa la pagina maltempo, parliamo di cronaca, perché i carabinieri di Santa Venerina hanno arrestato un cinquantenne del posto per atti persecutori e lesioni personali aggravate. L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex fidanzata, ha continuato a perseguitare la donna, pedinandola, molestandola e minacciandola, arrivando in alcune circostanze anche ad aggredirla a calci e pugni, procurandole delle gravi lesioni. L'autorità giudiziaria ha tenuto conto delle gravi violazioni commesse dallo stalker e dalla gravità dei reati commessi, ha emesso nei suoi confronti il provvedimento restrittivo. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Domani pomeriggio si celebreranno i funerali di Jason Buglio, il giovane che è rimasto vittima di un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato ad Aci Buonaccorsi. Vediamo. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella chiesa madre di Aci Sant'Antonio i funerali di Jason Buglio, il 19enne che ha perso la vita nelle prime ore del mattino di sabato dopo un violento incidente con lo scooter ad Aci Buonaccorsi. Era alla guida del suo motorino, Jason, una Honda SH300, si trovava quasi di fronte alla scuola elementare di Aci Buonaccorsi, quando per cause non ancora accertate si è scontrato contro un'automobile, una Seat. Per Jason non c'è stato nulla da fare, è sbalzato via dal sellino schiantandosi con violenza sull'asfalto, è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno condotto all'ospedale Cannizzaro, ma all'alba Jason ha spiccato il volo. Un vuoto incolmabile per la sua famiglia e per tutti i suoi amici. Risiedeva ad Aci Buonaccorsi, ma frequentava per lo più Aci Sant'Antonio. Tutti lo ricordano per il suo sorriso, per il suo fare estroverso e simpatico e soprattutto per la sua gran voglia di vivere. Quella vita che un incidente ha spezzato troppo presto. Da un incidente all'altro, terribile impatto ieri a Mascali tra uno scooter e una Fiat Brava sulla statale 114. Nello schianto avvenuto in prossimità dell'incrocio con Via della Contea sono rimasti feriti il conducente e il passeggero del due ruote. Le condizioni del conducente, un giovane residente a Bronte, sono subito apparse gravi, tanto da rendersi necessario l'intervento dell'elisoccorso. Secondo quanto si è appreso, a bordo dello scooter viaggiavano due giovani che procedevano da Mascali verso Giarre, quando improvvisamente vi è stata la potente collisione con la Fiat Bravo, che percorreva Via della Contea e che si apprestava ad immettersi sulla statale, manovra che avrebbe colto alla sprovvista i due giovani in sella al due ruote. Saranno entrambi sottoposti alle obbligatorie verifiche dell'alcol test da parte della polizia locale di Mascali, che conduce le indagini. Adesso ci fermiamo, spazio dedicato alla pubblicità, tra poco per la seconda parte di Reporter. Dai.
CRM, informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si svegli. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! Ti montano e ti smontano che manco te ne accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. Prenota un check-up sicurezza con soli 19,90€. Ne otterrai 10 gratuiti. È arrivata, l'anzolata già lavata. Bella. Fresca? Bella fresca. E nostrana, da Reda. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. La palestra! Alla Space Fitness, prima ti abboni, meno ti costa! Approfitta! Non dire poi vado domani, fallo subito! E scopri come puoi risparmiare sul tuo abbonamento annuale, oltre 100 euro! Space Fitness Gym & Dance, ora è ancora più bella, con molti nuovi spazi in più per le tue attività e il tuo relax! Sale attive, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 23, il sabato dalle 9 alle 18.30. Corsi di aeropump, fit step, jump, spinning, spin bike, sandà, Pilates, spider up, wall, walking, striding, football. Space Fitness, via Kennedy 49 a Cireale. Per info 095 836 3751. Iscriviti e ti metti in forma. I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Scala dal 16 agosto al 2 settembre a Santa Maria la Scala. Mercoledì 22 agosto, ore 21:15 al Molo Mario Incudini in concerto, d'acque di Rossi Tour, concerto di beneficenza in occasione del restauro della chiesa di Santa Maria la Scala. Servizio food curato esclusivamente dai Mantellina. Il ricavato sarà interamente devoluto per il restauro. Sabato 25 agosto, ore 19:30, emozionante svelata della Madonna. Domenica 26 agosto, ore 15:30, Andina Mari. Alle 17:30, regata, schetti e maritati. Ore 20:30, uscita del Santo Simulacro e processione. Alle 23:30, spettacolo pirotecnico I Bummi a Mari. Navetta gratuita da Piazza Indirizzo nei giorni 22 e 26 agosto. Apriamo la seconda parte di Reporter parlando di un intervento di ripristino all'interno della Villa Belvedere di Acireale, un lavoro di squadra fatto da alcuni consiglieri comunali e da alcuni volontari. Vediamo. La Villa Belvedere di Acireale si sta risollevando, piano piano, come chi non nasconde gli acciacchi di chi si trascura da un po', ma con la fierezza di chi sa riconoscere la bellezza e il valore di cui è dotato. Prima delle operazioni di pulizia e di scerbatura, ieri il ripristino della vasca dei pesci rossi e delle fontanelle laterali. Una vera gioia per i bambini, protagonisti di un pomeriggio lieto e spensierato. Sono stati proprio loro a mettere ieri i pesciolini nella vasca, divertendosi a dare loro dei nomi talvolta davvero buffi.
a prendere a cuore le sorti della villa, cioè se il giovane consigliere di maggioranza, Ugo Trovato, che sin dall'inizio del suo mandato si è speso attivamente affinché il giardino comunale possa riprendere ad essere adeguatamente fruito. Accanto a lui anche il consigliere Sebi Spadaro, che insieme a Trovato ha coinvolto un gruppo nutrito di volontari che si sta dedicando attivamente alla bella villa di Aci e Galatea. «Stiamo cercando di ridare un po' di dignità alla villa», ha dichiarato Ugo Trovato. «Io e Sebi Spadaro stiamo lavorando attivamente e per noi è già un grande traguardo aver potuto riaprire delle fontanelle che erano chiuse da anni». «La nostra fortuna è quella di ricevere l'aiuto di tanti volontari», ha spiegato, «che quotidianamente ci danno una mano». Il ripristino della vasca dei pesci rossi e la riapertura delle fontanelle sono frutto di un atto di generosità. Due tecnici termoidraulici si sono offerti di aiutarci gratuitamente. Nei prossimi mesi, ha annunciato il consigliere, cercheremo di mettere in sicurezza gli alberi che sono a rischio all'interno della villa. Ripristineremo inoltre la vasca dove un tempo c'erano i cigni e rideremo dignità anche alla statua di Aci e Galatea. Dovrà essere però interesse dei cittadini tenere pulito questo luogo, ha concluso, che speriamo di riconsegnare in tutto il suo splendore già a partire dal prossimo anno. Restiamo ad Acireale per parlare della consulta della cultura. C'è tempo fino al 18 settembre prossimo per le associazioni culturali per presentare domanda di iscrizione all'albo delle libere forme e della cultura. Vediamo. C'è tempo fino al 18 settembre prossimo per le associazioni culturali per iscriversi nell'albo delle libere forme associative della cultura istituito dalla Giunta Comunale di Acireale, con deliberazione che risale ad aprile 2016. L'iscrizione all'albo, oltre che funzionale all'attivazione della consulta comunale della cultura, costituirà per le associazioni un fattore qualificante nel caso di richieste all'amministrazione comunale di contributi, sponsorizzazioni o patrocini. Le associazioni culturali che possono fare richiesta devono essere costituite da almeno un anno e devono avere sede ed operare nel territorio comunale, mentre le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgere attraverso una loro sezione attività ad Acireale. Inoltre non devono avere fini di lucro, devono garantire l'elettività e la gratuità delle cariche sociali e l'assenza di remunerazione tra gli associati. Tra i compiti della futura consulta della cultura, quello di formulare proposte di programmi, progetti ed investimenti in materia di interventi culturali, esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti che le siano sottoposti, svolgere indagini e studi rivolti ad approfondire la conoscenza dei bisogni e delle emergenze culturali e favorire la diffusione della cultura, in particolare verso i giovani. Sul sito del Comune di Acireale, comune.acireale.ct.it, tutta la documentazione per le associazioni culturali interessate. E a proposito di cultura, domani alle 19 presso il Museo del Carretto Siciliano ad Aci Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 120 verrà inaugurata la mostra dell'artista Maria Grazia Cardinali dal titolo I Paesaggi, mostra che sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 fino a domenica 26 agosto, poi sempre domani alle 21 in Piazza Maggiore la performance di Aloscia con il Danzastorie di Sicilia. Siamo allo sport, parliamo di calcio con l'Acireale che stecca l'ultima amichevole in programma, quella di ieri a Capo d'Orlando contro il Sant'Agata, Granata battuti 2-0 dai messinesi. Sentiamo. Gambe pesanti e caldo, l'Acireale stecca l'ultima amichevole tra quelle programmate prima dell'esordio in gare ufficiali con il primo turno di Coppa Italia. A Capo d'Orlando ieri Granata sono stati sconfitti 2-0 dal Sant'Agata, squadra che milita nel torneo di eccellenza. Gol decisivi di Cois e Genovese che hanno piegato la resistenza di Savonarola e compagni, sembrati parecchio appesantiti dai carichi di lavoro delle ultime settimane. Nulla di preoccupante va detto in vista dell'inizio del campionato fissato per domenica 2 settembre, anche perché mister Breve ha preferito dar minuti a tutti e provare schemi e uomini. Sapevamo che era partita vera contro una delle protagoniste, sicure protagoniste del campionato d'eccellenza. Abbiamo fatto tanti chilometri e ci tenevamo a fare bene, però insomma tante condizioni, tante attenuanti, i carichi di lavoro, il campo molto stretto, la condizione non brillante di qualche ragazzo e chiaramente anche la forza della squadra avversaria ci hanno messo un tantino in ginocchio. I ragazzi vogliono fare bene, magari non sono al massimo della condizione e quindi questo li fa innervosire. Di dare opportunità a tutti, poi è chiaro che io nella mia mente c'ho
quella che deve essere, insomma, la squadra titolare, la squadra più forte, con i ricambi importanti, e poi si giocheranno tutti il posto. Fuori dalle rotazioni però l'ultimo arrivo in ordine di tempo in casa granata, l'attaccante Peppe Madonia, che a 35 anni torna a vestire la maglia della Cereale dopo la cavalcata dall'eccellenza alla Serie D, proprio con Carlo Breve in panchina, della stagione 2009-2010. È un valore aggiunto, non lo scopro io, lo alleno da tantissimi anni, l'ho allenato da piccolo, da grande, esploso con me, e quindi sono sicuro che ci darà una grande mano. Peppe è un grandissimo professionista, ama questa maglia e questi colori per esserci stato, e quindi è una dimostrazione di affetto che ha dato ad Acireale Sportiva. Da domani intanto riprendono gli allenamenti in vista dell'esordio in Coppa Italia, che visto il rinvio di ieri del turno preliminare potrebbe anche slittare. In ogni caso l'Acireale se la vedrà con la vincente tra San Cataldese e Marsala. Siamo in chiusura, andiamo a scoprire adesso le previsioni meteo per domani. Cielo poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio, temperature nel leggero calo, comprese tra 23 e 28 gradi, venti moderati, mare calmo. Per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che potete farlo anche attraverso la nostra pagina Facebook ufficiale Etnespresso Channel trattino TG Reporter, una nuova edizione del nostro telegiornale in programma domani, sempre alle 13.40, arrivederci.